Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Nier Automata, oggi con un Ines sempre fru fru, però leggermente meno. Almeno il coso è blu e non rosa. Allora, la scorsa volta abbiamo fatto robe, come sempre, facciamo sempre robe. E come al solito vi do due piccole notizie su quello che ho fatto nel frattempo. Principalmente, come avevo detto che volevo fare, ho perso, saranno stati una ventina di minuti, qui nella foresta a girarmelo, a palmo per... Che bello cominciare così, mannaggia. A girarmela palmo per palmo. E le cose che ho trovato più importanti sono un forziere con dentro un meteorite. E poi, girandomi una parte che non avevo praticamente mai visto, perché ero passato sempre da sotto lì e mai da sopra, sono riuscito a raggiungere uno dei santuari in cui era nascosta un'arma del set di 2B, nello specifico i pugni. Quindi quello molto probabilmente avrei potuto prenderlo anche nel new game normale, ma non l'ho fatto, perché non mi sono mai fermato a esplorare quell'area. E oggi ripartiamo da qui, perché quello che vorrei fare adesso è concludere la missione, state zitti, la missione dell'Alce, quella delle guerre territoriali. Visto che abbiamo ucciso quel nemico, adesso andiamo a prenderci la ricompensa, che è la cosa che ci riesce meglio in questo gioco. Richiedere cose come pagamento alla gente. Allora, signore. Non ci sono più, esattamente. Puoi smetterla col caps, è tutto quello che chiedo. Autocura più 5? Caspita, questo potrebbe essere utile. Ah, lui non sa nulla? Sì. Insomma, sto tizio fa finta di essere pacifista, in realtà vuole che muoiano tutti, tranne quelli che sono simpatici a lui. Missione aggiornata, non completa, quindi forse ci saranno altri sviluppi. E a proposito, giusto per vedere, noi attivo cosa abbiamo? Quella lì della tizia che devo provarla, in effetti devo provarla. Questo qui che devo capire ancora... Magari devo rifare ancora quel minigioco, devo parlarci, insomma. E poi a Pascal tutte quante le informazioni che trovo e la scorta. Ok. Nessuna di queste è davvero molto piacevole, tranne il minigioco se avanza. Detto questo, penso che io nella foresta non devo fare più niente. Potrei... How can you love animals and yet not bat an eye at the death of a fellow machine? I do not get these guys. Yeah. Dicevo che posso fare velocemente la fine della missione principale andando a combattere con A2. Tanto adesso abbiamo il teletrasporto e posso farlo senza problemi. Eccoci qui. Allora, a parte le cose che abbiamo già visto nel menu delle missioni, quello che devo fare è cercare di comprendere che cosa vogliono da me le biomacchine sagge, quelle che stavano nella città, ma non mi volevano dare informazioni precise perché non mi parlavano. Quindi devo tornare anche lì per vedere se prima o poi mi sblocca un dialogo di qualche tipo. E poi l'altra cosa che vi volevo dire, ah sì, che oggi è uscito l'episodio in cui mi chiedevo quale fosse il modo migliore di avanzare per il New Game Plus in quanto a editing dei video. Era quello che avevo chiamato l'episodio 3, ma con 9S, perché effettivamente quello era. Rifare le cose che abbiamo fatto prima, ma con 9S. Adesso invece penso che abbiamo fatto comunque un buon lavoro di fare vedere quasi esclusivamente roba nuova, e quello che abbiamo fatto, che avevamo già fatto, l'abbiamo affrontato in maniera abbastanza rapida, tipo la sezione qui del castello, siamo andati di corsa, oppure la parte del... fammi saltare, la parte del Luna Park. Questo pezzo continua a non piacermi, tanto per dire, anche se l'ho fatto più veloce non significa che mi piaccia di più, semplicemente se lo conosci lo eviti, non ho molto più di quello. Però sono sicuro che adesso nella parte con A2 ci sarà un minimo di differenza. E io ho approfittato dei nemici perché volevo chiacchierare dei fatti miei, tutto qui. Quella parte la potevo tranquillamente saltare.
Abbiamo la lancia equipaggiata e la spada che mi fa fare più danno quando sono full HP. Ok, quali erano gli effetti? Per quest'altra invece si carica. Io immagino che qui resti tutto uguale, però per sicurezza io non skippo nulla. Al massimo lo taglio, va, in montaggio. Beh, sì, era la stessa cosa. Però non mi attacca subito. Bunker to 2B and 9S. We've picked up a signal from the black box of a fugitive known as A2. What you see in front of you is your enemy. But she's... She deserted us. She's destroyed multiple pursuit androids. Now kill her before she kills you. Ma se io non faccio nulla non succede nulla, devo combatterci per forza oppure cose carine. Comunque sì, stavo dicendo, il filmato è lo stesso, lei infilza il tizio e poi mi attacca senza dire una parola. Oddio, non è che mi attacca, sta ferma lì. Ci ha pensato 2B a fare partire le danze. E adesso, anziché combattere con lei, io devo guardare la mappa, perché nella mappa si vede molto meglio rispetto allo schermo vero e proprio. Che, boh, è un pessimo combattimento. E sono felice di aver visto, quando ci abbiamo combattuto la prima volta, che non sono l'unico a pensare che questo combattimento fatto in questa maniera sia pessimo. Aia. Mi devo curare per forza, ho sbagliato tasto. Perché non ha schivato? Va bene. Gli attacchi con lo spadone suoi praticamente coprono mezza arena. Buttati. Ma una missione non è possibile, credo. Ma neanche vedo quando sta attaccando. È un casino. Ah, potevo sollevarla. A saperlo. Avrei perso molta meno vita e molto meno tempo, soprattutto. Così è una passeggiata. Sì, è già andata. Vabbè, adesso lo so, dovessi rifarlo in futuro. È un'informazione in più. Why did you betray us? Command is the one that betrayed you. L'aveva detta questa cosa la prima volta? Io Let's go after her, 2B. non me la ricordo per nulla. Quella frase lì. Vabbè, adesso mi chiama la comandante lì. Ah, mi sono scordato di controllare l'arma nuova, quella che ho raccolto mentre ero solo. Non ho visto come si potenzia, ma tanto adesso siamo nel villaggio di Pascal, quindi penso che potrò farlo tranquillamente. Probabilmente non potrò portarla oltre il livello 2 se mi chiede il cavo deformato, perché già c'ho lo spadone di quel set che non posso potenziare per quel motivo. Però non è così male come cosa. E adesso, sì, come missione principale dobbiamo parlare con Pascal, questo è chiaro. Poi è da vedere se è comparsa qualche altra secondaria che potrei fare. Mi sa che mi conviene fare un tentativo con la missione di scorta del bambino. Anche se quella mi fa paura perché se la fallisco mi sa che la perdo di nuovo. Tu chi sei? Non mi dire che questo tizio si è di nuovo chiuso in casa. Vabbè, tanto meglio per me. Non ti parlo nemmeno, aprimi la porta. Ok, non posso. Forse avevo già provato questa cosa l'altra volta. Eh sì, si è chiuso, di nuovo. Poveraccio. Io in questo momento vorrei rifiutare, però non lo farò. Dovrebbe essere divertente. Lui è contento, dai. Va bene. Vediamo come va.
alla fine sono divertenti questi giochini. Ah, adesso ci sono pure i nemici. Non so se devo ucciderli per forza oppure no. Però di solito... sbagliato. Di solito non ti fa andare avanti se non distruggi queste cose. Tempo. Ok. Anche stavolta. Per un pelo. Visto sono figo. Non ci puoi fare nulla. Scommetto che l'ha fatto solo per divertirsi stavolta. Ok. È arrivato al sottotest. Secondo me non gli si può dire niente a sto tizio. No, questo te lo dico subito, non lo puoi vincere. Dovrai passare sul mio cadavere per diventarlo. Va bene. I genitori dovranno farsene una ragione. Ed è tutto merito mio. Torso di biomacchina e testa di biomacchina. Ok, è roba abbastanza buona. Mi sono appena ricordato la cosa che volevo controllare all'inizio. L'autocura più 5 che ho ricevuto è una cosa utile oppure no? Che quel chip lì mi interessa in particolare. Non supporto. Non attacco. Maledizione, difesa. Noi abbiamo un'autocura più 4 da 10 unità. Quindi, se è 10 o 11 va bene. Se è più di quello, no. Autocura, eccola qui, più 5 da 17 e spazzatura. E quindi non so che farmene. La venderemo quando faccio la solita ricognizione dei chip che posso vendere. Ah, questa faccenda è sistemata. Qui diamo un'occhiata. Questa è la biomacchina con cui voglio parlare. Questo cos'è? Ah, davvero? Ah, ok, è il tizio della carne. Devo parlare con lui. Poi devo andare a fare una visita a quello dei minigiochi. E ci sono le tre biomacchine. Questo? Ah, giusto, la lite di famiglia che devo vedere. Nella fabbrica abbandonata sembra non ci sia più nulla. Questa è la... giusto, la zona in cui non posso ancora andare. E nel deserto spero di non doverci mettere mai più piede, perché ancora lo odio. Dopo la missione della ricerca. Quindi tutto qui, devo andare qui. Questa è la cosa nuova, più importante. Facciamo prima sta roba di Pascal, visto che siamo proprio qui. E poi possiamo girare un po'. Ok, chissà se potrò rifare anche la missione di Anemone. Quella sul suo passato. Ok, quindi abbiamo fatto. Fai rifornimento all'accampamento della Resistenza. Non ci andiamo adesso. Prima fammi vedere tu che cosa devo fare per potenziare l'arma. Eccola qui. Cristallo, pelle di animale. Ok, tranquillamente. Ma il livello 2 non posso per la lega di titanio. Ok, non mi chiede lo stesso materiale del... di quell'altra roba qui. Questo. Capo deformato. Mi manca anche la lega di titanio. Ok, dovrò trovarla da qualche parte. L'avrò usata per fare qualcos'altro. Comunque, come armi non stiamo messi male. Decisamente posso usare un po' quello che mi pare in questo momento. Ne ho di diversi tipi di armi di livello 4. Allora, a proposito, pensandoci, non sono più tanto convinto di utilizzare la lancia che si buffa quando sto fermo, perché funziona per i primi colpi, sì, e poi nulla. Quindi, questa non era nessuna a livello 4, ok? Lancia solo quella, spada piccola ce l'abbiamo, manca uno spadone a livello 4, posso scegliere tra questo che faceva rottura, cioè onda d'urto per proiettile colpito, ed è da vedere se posso usarla. Ok, mettila perché voglio vedere se funziona nella protezione del ragazzino robot. Potrebbe essere una cosa che fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta in quella missione. E andiamo un secondo qui alla foresta per accettare quella missione misteriosa.
Operator 210 to 9S. This is your regularly scheduled contact. Yeah, yeah. No problems here. Copy that. I also need to inform you that the commander offers her personal praise for your recent achievements. As a direct result, we are currently considering boosting production of your model. Really? I'm happy to hear it. I couldn't have done it without your support, Operator. You're always so cool under fire, not to mention beautiful and... Flattery is unnecessary. Operator 210, out. I really meant it, though. E come al solito mi deve fare queste parti di dialogo nei momenti meno opportuni, quando devo parlare con qualcuno o devo salvare. Comunque sia, quella porta è ancora chiusa, non so cosa farcene. La missione per i fiori di Emilia ancora non è partita, quindi dovremo vedere più avanti. Vorrei trovarla, Emil, per vedere un po' se ha qualcosa in vendita di utile. Comunque sia, perché forse devo parlarci di nuovo dopo. Ok, sì. Sul cibo, bla bla bla. Ti aiuto. Ti serve la carne di alce e cinghiale, che ho, quindi prenditela. Tieni. Non hai neanche idea di quello che stai dicendo. Sì, ma che c'entra questo con la carne? Su. Ma soprattutto con la nostra ricompensa. Nuovo livello. Potenziamenti inutili. Vabbè. La soddisfazione di aver fatto la missione. Tutto qui. Quindi questa è chiusa. Non abbiamo ricevuto niente di particolarmente buono. E possiamo andare all'accampamento, così possiamo andare avanti da quella parte. Siamo vicini alle biomacchine sagge per vedere se adesso mi parlano o no. Andiamo in ordine. Partiamo da Anemone. Abbiamo anche un messaggio che voglio vedere. Sì, grazie. Perfetto. Ora mi parla della costa. E quindi questa è la missione principale, che sappiamo che poi conclude tutto quanto. Ma missione. Quindi adesso mi chiede A2, perfetto. E questo dovrebbe darci il passato di Anemone, perfetto. Sono felicissimo. Uscendo da qui mi darà l'obiettivo vicino alla fabbrica. Prima di andare alla fabbrica abbandonata, però, voglio parlare con questo. E ovviamente non posso, perché qualcuno mi deve dar fastidio. Oh, finalmente. Ovviamente per poi non ricevere risposta, mi sembra giusto. Fammi togliere sto fiocchetto dalla testa, giusto per eliminare ogni possibilità. Dove sta? Tra gli oggetti, chiave. Rimuovi. Penso che non servirà a nulla. Infatti. Non era la testa, semplicemente sti tizi non mi vogliono parlare e ci sarà un trigger da qualche parte che invece li farà scattare. Visto che non so cos'è e non mi viene in mente niente, direi che posso andarmene alla fabbrica abbandonata per vedere il passato di Anemone. Bene, eccoci all'ingresso della fabbrica. Stavolta non ho nessuna intenzione di lasciarmi scappare questa missione, quindi facciamola come prima cosa, visto che è completamente nuova per noi. Non l'avevo neanche cominciata la volta scorsa. That's A2's handiwork, I bet. But I'm not picking up any sign of A2 herself. What in the... Pod, help me out here. Analysis. It is believed to be a data log related to Yorha unit A2. What's the data? The data log has been irreparably damaged. Further analysis is impossible. Why do a bunch of machines have A2's data? A2B? I'm picking up other reactions. We should check them out. Ma dove? Sempre qui nella fabbrica? O mi è comparso qualcosa in più? Dove però? Aspetta. Ok, sono qui. Ce ne sono quattro. Andiamoci da cercare.
Ah, quindi è così che funziona. Se io colpisco con l'arma un proiettile, tutti quanti gli altri proiettili vengono... sì, cancellati dallo schermo. Ma funziona anche con i proiettili? La risposta è no. Quindi devo colpirli con... Lush, che non è esattamente la cosa più veloce dell'universo. Però vabbè, in una sezione come... cioè con la telecamera normale, non dall'alto, forse è un pelo più facile. Sicuramente con un'arma diversa sarebbe ancora meglio. Ok, qui ce n'era un altro. Forse ne ho preso uno a mia insaputa, poco fa, perché mi è scomparso il punto nella mappa. Dovrei dare un'occhiata. Penso che siamo a 2 su 4. Ah, funziona proprio per tutta quanta la zona quando colpisco un proiettile, non solamente in orizzontale, ho visto che ha tolto anche quelli che stavano più sopra rispetto al proiettile che ho colpito. Quindi come abilità, tra quelle che ho, forse è la più utile di tutte. Dovrebbe essere qui nei paraggi, no? Io abbasso questo, poi che succede? Teoricamente è proprio qui vicino. Ah, è lì. Ho perso un po' di tempo, dovevo fare il giro da sotto. Da qui. Dovrebbe essere qui sopra. Ambra. No, non stavo cercando te. Sei tu? Ok, penso che sia l'ultimo dei data chips. Pod, analyze and collate the information from those chips. Analysis complete. Dataset contains information about Yorha Unit A2. Collating with data from other chips. Stand by. Collation complete. The contained data is a debriefing report for the Pearl Harbor descent undertaken during the 14th Machine War. No kidding. That operation was carried out by the Yorha generation that came before us, right? Anyway, mission complete, I suppose. Let's get back to the resistance camp. Quindi si torna all'accampamento? Buon per voi che posso tagliare. Allora, anemone, parliamo un secondo. Stavolta devo leggere che è una cosa nuova. Numero 2, va bene. Per l'Arbor. Lei si è salvata? Ah no, era la comandante. Interessante. Cinque gadget semplici? Questa è una cosa buona, perché mi pare che me ne servivano 10 per potenziare i pod. Wonder what that was all about. Something must have been up between Anemone and A2. Some things just aren't easy to talk about, especially for a soldier who's been fighting that long. I guess so. 9S, you... Huh? You might understand yourself someday. Right. Ok, posso? Grazie. Potenzia i pod. Questo no. Sì, 5 su 10 gadget semplici. E poi ho altri due potenziamento S. Quindi posso potenziarci entrambi i pod. Se erano tre potenziamenti da trovare per tre pod che ci sono nel gioco, siamo a posto. Mi mancano però gli altri materiali. Acqua pura è facile, ma mi servono ben 15 gadget semplici e 5 caucciù. Posso girarmi la foresta come ho fatto quell'altra zona sotterranea e praticamente faccio la stessa cosa. Lì si droppa spesso. Allora, oltre a quello, abbiamo detto che qui c'è la nostra destinazione. Se vi è macchine sagge, non capisco cosa devo farci. E spero che quando lo capirò non sarà troppo tardi. E poi dovrebbe esserci solamente il discorso dei due accompagnamenti. La lite e la parata. E da provare con quest'arma nuova, il punto è che se fallisco almeno la seconda, quella della lite, non ho altri ritry nella partita, forse a meno che
non me la gioco tipo con il salvataggio. Devo vedere se posso farlo. Cioè che provo la missione e se fallisco carico il salvataggio e ci provo di nuovo. Forse così potrebbe funzionare. Allora, il nostro amichetto è qui. L'ho shottato. Forse è un buon segno. Potrebbe essere... Aspetta, però mi sono dimenticato di fare una cosa importante. Dovevo spostare 2B alla modalità aggressiva per queste due missioni. Chi mi sta attaccando e dove? Su. Forse in quei momenti in cui si sta muovendo il robot. O adesso? Perfetto. Tu. Aggressiva. Fai la panterona. Beh, questo lo sappiamo. E poi... magari con la mano missione. No, sono a livello 10. Ok, quindi quelli che mi hanno colpito adesso erano nemici dell'area. Per questo erano più forti. Adesso dovrebbe essere tutta una passeggiata. Se non il fatto che lui comunque non deve essere colpito. Quindi devo stargli vicino. E si avvicina a troppa gente. Io comunque ci passo i guai. Chi mi ha preso? No, no, no. State lontani da sto tizio. Non è cominciata bene. Ma se io salvo adesso, che succede poi quando carico? Immagino che semplicemente la missione riparte. Se posso caricare. Andiamo? Sei finito? Tua madre ha lavorato, quindi finisci con... E quindi ora piano piano si mette a camminare. Speriamo che vada tutto bene. È un gran peccato non poterlo quantomeno curare un pochettino. Se scopro che fallisco di nuovo e poi posso caricare e rifarla, andrà a finire che me la farò da solo provando e riprovando. Io qui sto caricando l'attacco per quando mi spunteranno un sacco di nemici davanti. E giustamente non servirà a niente perché sono volanti. No, no, lasciate in pace il tipo. Dove siete? Sono troppi. Troppi proiettili. Io posso anche distruggerli con l'arma, però questo non significa che loro muoiono. No, crepa. Chi è questo? No, no, no. Chi ti ha dato il permesso di venire qui vicino? Ho paura. È praticamente un colpo dalla morte. E io non penso di essere vicino all'obiettivo. Questa missione fa davvero schifo. Forse dobbiamo arrivare lì in fondo. Ci sarà almeno un'altra ondata di nemici. Un colpo se lo prende sicuro, quindi è già fallita. Io lo so che è già fallita. Per favore, vai più veloce. Stanno arrivando. Me lo sento. Eccoli. No, 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 guarda quanti proiettili! Ma che presa per il culo. No, non voglio dire alla madre cosa è successo. Voglio finire questa missione schifosa. Quindi, se io faccio questo, che cosa succede? Controlliamo dalla mappa. Allora... lui è ancora lì. Sì, lite di famiglia, c'è ancora, quindi questo... è il modo di rifarla se non ho sbattimento di aspettare fino alla fine del gioco dove posso selezionare il capitolo da giocare. Ok, questo è il modo. Che significa che quando finisce questo episodio io torno qui, salvo, come ho salvato adesso, mi ripulisco tutta l'area prima, faccio partire la missione e cerco di arrivare fino alla fine. Se non ci riesco, ricarico e riprovo. Sarà un'enorme rottura di balle, ma lo farò. E all'inizio del prossimo episodio vi farò vedere che cosa succede completando la missione. Adesso invece quello che posso fare, non sapendo che cosa sono le biomacchine sagge e che cosa vogliono da me, e penso che l'unica opzione come missione secondaria sia cercare di capire lui che cosa vuole da me. Dico bene, non c'è altro. Vita di famiglia, l'abbiamo detto,
I dati sul vecchio mondo, è vero. Dovrei parlare a Pascal, però non so quante cose vuole ancora. Poi questo. Va bene, andiamo a fare una visitina a sto tizio. Aspetta un attimo però. Come mai non ho ancora attiva la missione di Emil? Forse dovevo prima parlarci incontrandolo da qualche parte. In modo tale che si ripresentasse. Può essere. Quindi devo trovarmelo in giro per la città. Perché non voglio perdere quella missione. Se si può fare nel percorso B, non ci ho pensato. Può anche essere che sia esclusivo per la partita con 2B. Allora, questo coso cambierà prima o poi, oppure resterà sempre uguale? È questo che non capisco. Quante volte devo farlo prima che succeda qualcosa? Vabbè, io tanco, tanto due colpi li posso prendere. Sì, mi sono divertito, però voglio andare avanti. Aspetta. Ah, c'era un buco nel muro. Ah, maledizione. Per fortuna l'ho trovato abbastanza presto, va? Allora, blocco arrugginito, ingranaggio, niente di utile. Ce ne saranno delle altre? Un cavo quadripolare? Ah, quindi questa missione andava avanti in tutta un'altra maniera. Quindi l'obiettivo non è completare la manomissione, è fare questa cosa. Immagino quelli che me lo staranno dicendo tutto il video che esce domani, mi sa. Il 17. I soldati della fabbrica abbandonata. Ok. Quindi adesso questa cosa è stata spostata da un'altra parte della mappa, nella fabbrica abbandonata. Ok, abbiamo una missione secondaria che possiamo portare avanti adesso. Questo è già qualcosa. Vediamo se con tagli e tutto riusciamo a farla entrare nell'episodio di oggi. Penso proprio di sì. Peccato che io non sia passato prima da questo tipo qui oggi. Altrimenti avrei potuto fare assieme la missione qui del passato di Anemone. È questa. Avrei risparmiato un po' di tempo, però vabbè. Giustamente, se non so le cose, non posso mica pianificare in anticipo quello che deve succedere. Sembra che siamo relativamente vicini. Sarà forse quella zona con... quell'area aperta dove di solito ci sono un sacco di nemici. Qui giù. O forse devo combattere proprio con questi. Ha detto che stava lontano dalle altre biomacchine. E questo è solo. Quindi è una possibilità. Eccolo qui, capo quadripolare. Rieccoci dal simpaticone. È più il tempo che mi ci vuole che per spostarmi da una parte all'altra che non per completare la missione. Ok, il gioco è più difficile e devo trovare il bug. Adesso lo so, quindi finire il livello non è importante, ma devo trovare quello che non va. Quindi se è come la prima volta ci sarà qualcosa nei muri. Non qui. Devo solamente fare attenzione a non morire. Adesso questo non posso farlo fuori finché non si gira. Anzi, mi conviene non finirlo proprio, così posso cercare meglio. Ok, manca poco. Immagino sia dietro l'obiettivo finale. Eccolo qua. Recupero L, cavo reciso, cavo nuovo. E lega di titanio, ok, questa è roba utile. Parte 2 completata. Immagino ci sia anche la parte 3, ovviamente. Un cavo pentapolare. Qualcosa mi dice che questo richiederà qualcosa di più particolare. Io macchina nel deserto. Va bene. Simpatico. Allora, forse potrebbero essere anche più di tre parti. Andiamo a vedere. Aspetta un attimo, prima di andare nel deserto. Qui vicino è dove dovrebbe comparire Emil. O almeno era comparso, barra comparsa. La prima volta, eccola qui. Per fortuna.
Dovrò uccidere i nemici prima di poterci parlare. Questo penso fosse l'ultimo. E quindi facciamo due chiacchiere con te. Aspetta un attimo. Prendiamo eventuali drop. Ora. Sì, quello di ieri. Esattamente. Queste cose le sappiamo. Acquista. Questi chip sono tutti quanti pesanti 21, quindi sono estrema spazzatura. E a parte i chip non ha niente. Perfetto. Quello che dovrò fare è praticamente farmare il suo spawn vicino all'accampamento. E se riesco a fermarlo proprio di fronte all'accampamento dovrebbe vendermi delle cose che non mi venderebbe in altri momenti. Questo è già qualcosa, poi dovremo vedere se ci accetta, se ci fa accettare la quest dei fiori. Intanto adesso torniamo qui e andiamo a uccidere i nemici che mi ha chiesto quel tipo là. Dovrebbero essere in questa specie di casetta. Forse sarà proprio lui. Sarebbe bello se fosse proprio il primo nemico a dropparmi la cosa di cui ho bisogno. Però no, sembra che dovremo combattere un po'. E invece no, eccolo qui. Ok, e allora ci vediamo direttamente dal tipo. Buon salve, le ho portato quello che mi ha chiesto. Va bene, lo farei io, senza problemi. Un premio stupendo, volentieri. Mi hai emozionato con questa cosa. Allora, giusto, lascia perdere i nemici, più o meno. È un livello a scorrimento? No, è praticamente... Siamo fermi qui. Immagino che stavolta sia... No? Non è... Io non posso ucciderlo quello, altrimenti finiamo. A meno che non sia un minigioco a livelli. Quindi dopo il primo ce n'è un secondo e lì posso... Oddio, potrebbe anche non essere nel muro ma in un altro punto. Proviamo a finirlo. Vediamo che succede. No, non andava bene. Cerchiamo di trovare qual è il problema. Ah, che cosa ho fatto? Non so che cosa è successo. Ero già passato da quel punto più di una volta. Va bene. Quindi questa era l'ultima. Bullone arrugginito, bullone nuovo, lega di memoria. Non male, non male. Apprezzo. Ma la missione è aggiornata, non completata, quindi... Forse per ora non posso fare più niente, ci saranno degli sviluppi più avanti. Può anche essere che io ho potuto fare 3 volte questa cosa, perché sono andato abbastanza avanti con le principali. E quindi questa è una... Un genere di missione che si aggiorna dopo ogni tot e ti dà la possibilità di fare un livello in più. Sto speculando, perché ovviamente non è che lo so. Comunque sì, fatto questo, cosa ci resta da fare? La biomacchina è saggia, che devo capire, l'abbiamo detto tipo 9000 volte, ma sto cercando di ricordarmelo perché non voglio che mi passi di mente. E poi le due missioni di scorta, che saranno noiosissime per me, perché già sono tipi di missioni che odio e non sono nemmeno facili, quindi dovrò vedermela un po'. Allora, simpaticissimo Pascal. Ok, si prende la roba e mi dà altri soldi, però nient'altro, perché significa che ancora devo trovare roba. Forse quando avrò tutto riceverò una ricompensa più seria. Secondo me questa missione è abbastanza difficile perché devi esplorarti bene in giro per trovare tutto quanto. Comunque sì, ho visto che mi è comparsa nella mappa la missione nel centro commerciale e immagino sia quella dei fiori di... cosa? Emil. Quindi anche quella, visto che l'ho già fatta, posso farla di corsa tagliando dove serve. Ora che ci penso però... Le uniche missioni secondarie che abbiamo potuto rifare con 9S sono quelle che io non avevo completato la prima volta con 2B.
Quindi oltre a trovare i fiori ci doveva essere qualcos'altro nella quest di Emil, che mi sono dimenticato, che non ho potuto fare in qualche maniera. Ops, nemici. Spero che non mi stiano colpendo mentre io sono qui dentro. Sì. Certo. Non mi dire che sono morto appena esco da qui, perché non sarebbe bello. Sì. Ok, non ho preso danno. Ottimo. Fatemi uccidere sto coso. E poi andiamo a recuperare gli altri fiori. Benissimo. Questo è il primo. Come l'altra volta. Sì. Avvisiamo Emil. Bella la telecamera anche che si bugga perché vi decido di muovermi. Va bene. E adesso lui resta qui a pensare, giusto? Perfetto. Andiamo a prendere quello che sta nel Luna Park. Why must we read all these books, brother? Knowledge expands horizons and enriches existence. But can't we just transfer all this data over instantly? Into your head, perhaps, but not to your heart. I guess. Hey, so... Yes? My name? Eve? This book says it's a woman's name. Shouldn't we be called Cain and Abel or something instead? Humans wouldn't change names so easily. Besides, you should be proud of the name Eve. Huh. Well, if that's what you think, then I'm fine with it. Glad to hear it. Is there something else? After we're done reading, can we go out and play? I'm sure it'll be tons of fun. All right. But only after we're finished. You mean it? Then I'm gonna try extra hard to finish this. Extra, extra hard! You do that. Non mi aspettavo di vedere una scena del genere. Mi sono ricordato che anche qui c'è un fiore da trovare per Emil, quindi prima di andare al Luna Park ho deciso di passare da qui. Ed è successo questo. Appena sono spuntato, mi è comparsa la scena. E io devo fare attenzione a non finire involontariamente di nuovo nella fine del gioco. Dovrei essere in grado di prendere il fiore e filarmela senza che il gioco mi trascini di nuovo verso la fine inevitabile di tutto. Sì, ci siamo già stati qui in Ainessa, inutile che fai lo gnorri adesso. Io per sicurezza non combatterò con niente e nessuno. Aia. No, non devi fare nulla in realtà, devi solamente venire qui giù e guardare questo. Androids non bisogna bathe. As long as you perform regular cleaning and maintenance, bathing is unnecessary. Yeah, but come on, 2B. It still feels good. Ok, immagino che se non ammazzo almeno i nemici che sono qui nelle prossimità, non posso andare avanti. Anche se sono nemici di missione, quindi un po' mi spaventano. It's a lunar tier. Ok, perfetto. Hey there. What's going on? Sì, sì, sappiamo già tutto. Vola qui. It's over at... Don't move an inch! I'm coming! Don't move? I'm... Sorry to keep you! Damn it! That's back... You did? Bla bla bla. Thank you. Abbiamo già sentito tutto questo. Tu resti qui. Noi ignoriamo prontamente tutto quello che c'è da fare qui. Torniamo indietro per arrivare a Luna Park. Con questo siamo a 3. Ci manca solamente quello che stava nel deserto. I found a lunar... I'm on my way! Sorry to keep... As... What? I was... But the... I love... Say how... I'm... Thank you for... You let... I'm... Perfetto. Andiamo. Forse nella run con 2B non sono stato in grado di finire la quest di Emil, perché l'ultimo fiore che ho trovato era quello vicino alla zona in cui poi ho chiuso il gioco, quindi sarò stato risucchiato senza avere modo di completarla. Per quello erano
Non l'ho chiusa lì, adesso la devo fare con Ines. È una possibilità. Allora, non penso che mi riuscirà di nuovo il trucco magico qui. Invece ho scoperto, meglio, mi avete detto voi, che il modo in cui avrei dovuto fare questa cosa è utilizzando un percorso sotterraneo, quello che ho scoperto, insomma, in uno dei primi episodi. Però voglio vedere una cosa, se, approfittandomi un po' meglio, sì, perché la distanza del salto da qui sopra è davvero di un millesimo troppo piccola. Quindi se mi metto bene e faccio invece così, se attacco con l'arma... No, non così. Poi salto e poi scatto, forse ce la faccio. E quello è il modo più alto che ho per saltare. Fare lo scatto con l'arma, poi saltare. Ah, forse muovendomi in avanti anche un pochettino. Io voglio farcela così, non ho nessun cuore. Sì, grazie. Ah, speedrun Straz. Ha funzionato. Qui c'è questo. Beh, è un metodo sicuramente più affidabile. Non so se potevo farlo anche con 2B, però la mossa è la stessa. Questa è per Pascal. Missione aggiornata, non certo. Devo solamente riportare quella cosa. Allora, dopo questo, vediamo che cosa succede alla missione di Emil. Chiave ascensore, ok, di nuovo. Quindi forse non potevo usarla perché dovevo per forza farlo adesso. Dopo aver fatto il resto della quest. Dovevo arrivare da qui sopra? E saltare lì? Può essere. Quindi io qui sopra come ci arrivavo? Forse da ancora più su. Vabbè, non è importante, noi abbiamo comunque fatto quello che dovevamo fare. Andiamo ad aprire sto maledetto ascensore, così finalmente potrò togliermi dalla mente questa cosa che voglio fare da un sacco di tempo. Ho appena pensato una cosa importante, o potenzialmente importante. Visto che sono qui mi conviene testarla. Questi tizi qui si rifiutano di parlarmi. Bene, e se io non dovessi parlare con loro, ho comunque altri modi. Cioè, visto che sono Nines, questa è una missione da fare per forza con Nines, perché non compare in New Game, potrei dover manomettere queste macchine e magari fare breccia nel loro cuore in quest'altra maniera. Non so perché non ci ho pensato proprio fino ad adesso. In fondo sono macchine, anche se sono NPC, però questo non significa che io non posso fare questa operazione. È un tentativo disperato perché non so cos'altro provare con loro. Parlare? Ovviamente no. Manometti? Sperando che non mi esploda e basta. No, è diverso. Sono contento. E tutto l'episodio che parlo di sti maledetti cosi, alla fine mi è venuta l'illuminazione per capire che diavolo dovevo fare. E invece, caro il mio pod, quante cose che non sai. Allora, uno l'abbiamo fatto. Sbrighiamoci velocemente con gli altri due. Complimenti a me. E poi andiamo a vedere Emil. Quante cose che stiamo facendo oggi, wow. Allora, questa è la seconda. Benissimo. Capisco il dramma. Ah sì? Ci stiamo alterando un pochino anche noi. Andiamo a farci un giro con l'ultimo, che dovrebbe stare lì in cima. Ah già, Emil. Forse mi conviene fare... vedere se riesco a fermarlo davanti all'accampamento prima di andare sull'ascensore. Chissà poi mi scompare come NPC. Magari no, non ho idea.
Però forse mi conviene farlo prima. Facciamo che chiudiamo con questo qui oggi. Mi sembra più sensato. Per favore, prendilo. Ok, ora che l'abbiamo fatto, che succede? Ci stiamo scaldando un pochettino anche noi. Si fa esplodere, vero? Quasi. I can't believe that thing decided to end itself. E intanto Emil passa di sotto con la sua musichetta carina. Aspetta, è proprio vicino all'accampamento. No, fermati. Non l'ho fermato per pochissimo. Ah. Chissà se fa il giro intorno. E posso effettivamente fermarla qui di fronte. Ho appena visto che passa proprio davanti all'ingresso. Quindi forse devo aspettare e basta. Non sarà piacevole però. Aspetta un attimo però. Io ho fatto questa cosa con le biomacchine sagge. E quindi ovviamente loro non sono più nella mappa. Ma questa missione ha una conclusione oppure no? Non mi è sembrato di vedere qualcos'altro lì. Diamo un'occhiata un attimo a queste. Ricordi di Emil? Lui ricorda ogni cosa. E mi dà la chiave per l'ascensore. Mi aspetta nei sotterranei. Perfetto. Dati sul vecchio mondo, devo consegnare a Pascal. E poi le due scorte. Non c'è nulla sulle due biomacchine. Le tre biomacchine. E io adesso provo a salvare qui e magari a ricaricare nella speranza che appena esco ci sia qui fuori Emil che passa per poterla fermare con i proiettili. Auguratemi buona fortuna. Sta arrivando. Fermati. L'ho colpita, vero? Potrebbe essere andata un po' troppo lontano. Vediamo un po' se ha qualcosa di particolare. Sì. Pugni calibro 3. Follia dell'angelo. E il modulo costumi. Ok, questa è una cosa curiosa. E poi due armi, entrambi i pugni. Ok. Capisco. Aspetta però. Perché ne posso comprare uno? Forse ce n'è solo uno. Cambiare costume. È una cosa che voglio vedere. Il nome per la fattura. Grazie mille. Bene, quindi questa cosa è fatta, abbiamo due armi in più, che non avrei mai trovato se non mi avessero detto di fare questa cosa, quello è chiaro. A meno che non avevo una gran botta di culo. E quindi, tu? Che cosa vuoi da me per potenziare... Ops, per potenziare queste cose. Pugni calibro 3, tranquillamente. Dolore virtuoso, adesso ho i materiali per potenziarla, ma non voglio potenziarla perché significa che posso fare anche... No, non posso, non ho il cavo deformato. Maledizione. Questa invece? Perla e cavo deformato, ne ho
3 solamente. Questa tranquillamente. E se hanno pugni a livello 3, che posso già portare al 4, interessante. Dolore virtuoso, abbiamo detto che posso. Capo deformato 3. Va bene. Adesso mi manca la vite spanata per questo. Visto che quell'altra è l'unica che posso potenziare, perché no? E posso portarla al 4. Questi sarebbero i miei primi pugni al 4. Devo scegliere uno dei due. Ma posso farlo. Questo è importante. Dipende anche dal buff. Scoppio finale ancora non so che cos'è, perché non ho nessuna arma che ce l'ha come effetto. Questa ce l'ha, giustamente, il set calibro 3. Va bene. Cose importanti. Praticamente abbiamo fatto quasi tutto, tranne le due missioni di scorta che voglio fare da solo. E non so quanto verrà questo episodio, però voglio dare un'occhiata all'ascensore perché non ce la faccio ad aspettare. This must be what Emil's key is for. Ok, stavolta istantaneamente posso fare questa operazione. E voglio farlo anche di corsa perché mi stanno seguendo, sai com'è? Non avevo voglia di fermarmi a combattere con sta gente adesso. Oh, sto ascensore. Me lo sognavo di notte un altro po'. Dammi una bella ricompensa e fammi finire l'episodio. Wow. È tipo la casa di Emil. Ci sono un sacco di quei fiori. Wow. Look at all the lunar tears. Where are we? Thank you for coming. Emil, what is this place? It's the place from my memories that I worked so hard to protect. Or, to be exact, the place protected by the person I used to be. Sorry. I don't get it. A long time ago, I was created to be a weapon. A weapon that could adapt to any environment, and one capable of total destruction. You're a weapon? When the war against the aliens started, I decided to strengthen that weapon by creating copies of myself. Interesting. So, in truth, I'm only one of a countless number of Emils. We worked with each other to keep our defensive lines intact. But the more of ourselves we created, the more our original memories began to fade. The original Emil liked this place a lot. He spent a lot of time here with people he loved. They were tough times, sad times. But the memories of that journey were his greatest treasure. And I have a few traces of those memories in my own mind. Where's the original Emil now? I don't know. There were so many of us that after a while, we just... Oh. And there's still something that all of us Emils need to settle. Ah, right. I should probably repay you for all of your help. Please take this. Lacrima lunare? Il fiore? It's said that a lunar tear can make any wish come true. Thank you. Oh, no. I'm the one who should be thanking you. You've helped me find some of my precious memories. Now I'll be able to keep pushing forward, even if I'm alone. Ok, la missione è completata. Abbiamo ricevuto la lacrima lunare. Non so cosa farmene. E poi soldi. Ok. Vediamo se è tipo un oggetto chiave. Eccolo. Accessorio. Posso mettermelo in testa? Ma dai, come mi diceva su 9S, è bellissimo. Ok, abbiamo il nostro accessorio definitivo. Ok, quindi Emil sta qui. Noi abbiamo completato questa Abbiamo completato questa cosa e sono contento. Abbiamo fatto robe oggi, tante robe. Ora mi resta solamente da
Dati progetto? Gestalt? Dicevo, mi resta solamente da fare quelle due robe, le due scorte, e poi penso che nel prossimo video possiamo rushare tutto quanto il finale del gioco se non c'è nient'altro da fare con 9S. Per favore, apri questa roba. Esca per animali, non so davvero che cosa farmene. È un oggetto completamente inutile nel momento in cui prendi le sacche, che è anche abbastanza presto. Pirite? E niente. Penso non ci sia nient'altro in questa zona. Quindi possiamo andare via. Non posso neanche attaccarlo. Benissimo. E allora... a posto così. Me ne torno all'accampamento e poi possiamo chiudere. Anzi, ancora meglio, ci lasciamo qui, che è il punto in cui posso salvare per poi ricaricare la quest del bambino antipatico. Così, no, che cosa volevo fare? Salvataggio come si deve. Così, dicevo, posso fare questa e la prossima volta non avere più nessun conto in sospeso, credo. È stato un episodio lungo e denso e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti ragazzi!